In una scuola non bisogna standardizzarsi come idee, ma bisogna aprirsi alle economie tutte, ma anche a questa grande istituzione che si chiama Expo 2015. C'è una parola chiave in questo evento, Francesco, che si chiama eccellenza, e lì per me è stata un'esca. Noi facciamo una formazione d'eccellenza per i giovani registi del cinema, come sei staccata del Centro Sperimentale di Cinematografia, e sentiamo forte questo peso di un marchio che è la più antica scuola del cinema al mondo. Che abbiano scelto la sede Sicilia per promuovere Expo, questo per noi veramente è motivo di grande orgoglio e soprattutto premia la nostra eccellenza, quindi un'eccellenza fra le eccellenze, e chissà, forse abbiamo costruito anche un ponte per i nostri allievi per poter andare a documentare anche le eccellenze siciliane a Milano. Vedere mezzo governo qui, insomma, è anche, come dire, un orgoglio importante, perché hanno potuto apprezzare il tuo lavoro, quello che fa questa scuola e questa fantastica location. C'erano location bellissime a Palermo dove poter accogliere e ospitare i dirigenti di Expo. È stata scelta la scuola del cinema, per cui questo è bellissimo, che poi arrivi il governo della regione siciliana ad apprezzarne la qualità, la bellezza, la cura con la quale noi teniamo questi luoghi, perché sono l'ambiente giusto per far studiare i ragazzi in una sorta di campus universitario, ovviamente ci riempie di grande gioia.